È lì davanti. Allora, sì, buongiorno Leonora. Arrivo subito da te, copertina. Mi dicono che lei sabato è stata in caserma, quindi volevo sapere se è cambiato qualcosa, se ha raccontato qualcosa. Nulla? No. Nel senso che non ha raccontato nulla o che non è stata in caserma? Niente. Cioè non è neanche andata in caserma? No, in caserma sappiamo che c'è andata. Però non niente. La notizia è che sabato la donna si sarebbe presentata ai carabinieri non alla stazione di Toano, ma alla stazione del comune vicino, insieme al suo avvocato, non per una convocazione, dunque ipotizziamo per rendere delle dichiarazioni spontanee. Ovviamente c'è il massimo riservo sui contenuti di questa conversazione, si comincia a immaginare che stia accadendo qualcosa. Ma è possibile che arrivi una mail da casa di Pedrazzini dove si dice vado via, scompaio, non mi cercate più? Questa mail credo sia arrivata ai carabinieri. Se arriva una mail del genere, un controllino magari va fatto, no? Da quando è venuto lui? No. Da qui è cambiato giorno e notte. Tutto ruota intorno alla figura di questo genere. Questa vicina aveva paura di quest'uomo e ha tuttora paura. Paura anche questa moglie che non parla, che è in silenzio? Ha parlato forse del genero? Ha parlato forse della figlia? La signora è andata lì, ha raccontato qualcosa ai carabinieri. Potrebbe essere davvero la svolta, la vera svolta di questa storia che si attendeva, perché potrebbe anche aver maturato una decisione rispetto a quello che potrebbe essere accaduto qui dentro. Eccola l'immagine, Maurizio, è una svolta su questo caso, quella che potrebbe essere rispetto alla confessione, non si sa che cosa abbia dichiarato sabato scorso davanti ai carabinieri e oggi cosa stia raccontando che noi non sappiamo davanti e in procura, davanti agli inquirenti. Dunque Maurizio, parlaci di questa foto, di questa immagine che Storia Italiana sta mandando in onda. Non avremmo mai pensato di vedere questa donna recarsi spontaneamente prima dai carabinieri in procura. Ieri era un'indiscrezione, oggi stiamo in diretta con Storia Italiana confermando questa notizia. Maurizio, a te. Siamo anche più avanti dell'indiscrezione, Leonora, più avanti della conferma della notizia, perché in realtà noi ieri avevamo raccontato questa informazione che circolava all'interno del paese, all'interno di Toano. Si diceva che la donna fosse molto stanca di quello che era accaduto, di ciò che era accaduto in queste settimane, di quella giornata che avevamo raccontato, la giornata da sola, giovedì, durante il funerale del marito, e che avesse deciso di raccontare qualcosa ai carabinieri del paese vicino, non di Toano. Fatto sta che questa informazione, che era solo parziale, in realtà trova una conferma gigantesca questa mattina. Noi abbiamo appunto avuto la conferma con questa immagine della donna che si trova all'interno del piazzale del Tribunale di Reggio Emilia, si trova insieme al suo avvocato che vedete nella fotografia sulla destra accanto alla vettura, è arrivata a bordo dell'auto, non si è fermata, non è neanche passata qui, è arrivata molto presto. Vi diciamo anche che la convocazione era prevista per le 10, questo abbiamo scoperto, in realtà la donna è arrivata molto prima appunto all'interno del Palazzo di Giustizia, e forse anche per evitare la presenza di telecamere che insomma potessero raccontare quello che stava accadendo. Ripartiamo, dicevamo, dall'indiscrezione. La donna sabato va dai carabinieri, racconta qualcosa ai carabinieri, racconta una sua versione della storia, probabilmente racconta molto più di quello che si possa immaginare, probabilmente li aiuta a chiudere il cerchio su questo giallo sul quale per la verità già gli investigatori, già i carabinieri sia della stazione di Toano che poi naturalmente di quella di Reggio Emilia avevano fatto un lavoro straordinario andando a ricostruire tappa per tappa quello che stava accadendo. Mancava un elemento in più, mancava una testimonianza. La testimonianza è arrivata sabato all'interno della caserma dei carabinieri. Questa mattina il magistrato ha ritenuto opportuno convocare nuovamente la moglie di Beppe, la signora Marta, portarla qui in procura, farle raccontare quello che ha raccontato ai carabinieri, far cristallizzare quei contenuti e cercare da qui di partire per arrivare alla chiusura di questa storia. Una chiusura che sembra veramente molto molto vicina. Dicevi forse
fosse una svolta, lo è sicuramente nei contorni, perché lo ricordiamo, la signora Marta non aveva mai parlato e questo, già questa visita di sabato ai carabinieri era molto significativa. La presenza oggi in procura è di fatto un elemento che potrebbe rappresentare la definitiva, appunto, chiusura del cerchio rispetto a tutta questa storia e potrebbe consentire ai carabinieri di scoprire quegli ultimi elementi che ancora non sono chiari. Ricordiamo, ufficialmente non si sa quando è morto Beppe, ufficialmente non si sa come è morto Beppe, ufficialmente non si sa chi lo ha fatto finire poi all'interno del pozzo, quel pozzo in cui è stato ritrovato. Ma in realtà molti di questi elementi sono già al vaglio dei carabinieri e degli inquirenti, naturalmente, e alcuni di questi elementi potrebbero essere ulteriormente chiariti dalla testimonianza di questa mattina, che di fatto rende ancora più significativa quella di sabato mattina dai carabinieri. La signora è entrata, dicevamo, molto in anticipo, l'appuntamento era alle 10, quindi proprio in questi minuti... È fondamentale. In questi minuti sta iniziando, dovrebbe essere con il magistrato proprio in questi minuti. Noi aspetteremo la sua uscita, ma vi diciamo, Leonora, che qualche indiscrezione ci dice che potrebbe essere una lunga giornata per lei. Lunga perché l'obiettivo è proprio quello di far sì che lei racconti davvero tutto quanto, tutto ciò che ha raccontato ai carabinieri, ma anche tutto quello che in questo momento ancora non è del tutto chiaro. Ricordiamo, nelle nostre interviste più volte e in generale nelle occasioni in cui ha parlato, non lo ha fatto in maniera ufficiale, lì si è avvalsa della facoltà di non rispondere nelle circostanze in cui è stata chiamata a farlo in tribunale, però nelle interviste ha più volte detto: io non ricordo quando sono successe queste cose, non ricordo quando è scomparso mio marito, non so cosa può essere accaduto. Poi ci ha raccontato: ero al supermercato, ero altrove, ho avuto un malore. L'obiettivo oggi naturalmente è far sì che lei possa ricordare tutto nel dettaglio e che questi elementi possano poi consentire alla procura di portare avanti questo lavoro e di arrivare appunto alla conclusione di questo giallo, che probabilmente oggi è veramente la sua svolta definitiva. Allora, noi abbiamo provato a parlarle in questi giorni. All'inizio sono state alcune dichiarazioni che ci aveva rilasciato, ma da sabato è stato molto complesso, complicato. Dopo il funerale sembra di fatto che questa donna si sia liberata di un segreto, di quel peso terribile che, fra l'altro, quel macigno che era stato posto sopra quel pozzo dove all'interno si trovava il cadavere di suo marito. Guardate. Niente. Niente da dire, nessuna risposta alle domande, anche stavolta. Quantomeno a quelle dei giornalisti con cui per il momento sceglie di tornare a fare silenzio. Altrove, invece, Marta, la moglie di Beppe Pedrazzini, ha deciso di cominciare a parlare e le sue parole potrebbero avere un peso enorme nell'indagine sulla morte del marito trovato in un pozzo vicino casa. Dopo un lungo silenzio anche con gli investigatori, la donna sabato scorso si è presentata spontaneamente in caserma. È lei stessa a confermarlo. Mi dicono che lei sabato è stata in caserma, quindi volevo sapere se è cambiato qualcosa, se ha raccontato qualcosa. Niente. Cioè, non è neanche andata in caserma? No, in caserma sappiamo che c'è andata. Sì, però non niente. Il contenuto delle sue dichiarazioni rimane top secret. Ha confessato qualcosa? Ha raccontato cosa è successo in casa sua? Come e quando è morto suo marito? Chi è stato a nascondere il suo corpo nel pozzo? O è andata in caserma per altre ragioni? Di sicuro non era stata convocata, lo è stata invece questa mattina dalla procura di Reggio Emilia. Davanti al magistrato quelle sue parole dovranno essere confermate e verranno poi analizzate e pesate. Rappresentano di certo un cambio di rotta. Prima Marta, la figlia e il genero sembravano condividere la linea difensiva. Ora che la donna ha rotto il silenzio, invece, il giallo del pozzo sembra più vicino a una soluzione. Allora, da questa immagine, da questa fotografia che voi state guardando ora, lei che questa mattina entra in procura per confermare le dichiarazioni spontanee rilasciate ai carabinieri, vi faccio fare un salto indietro di un paio di settimane, quando la Gazzetta di Reggio ha mandato in onda queste immagini. Sono le prime interviste, la prima intervista di fatto che viene realizzata ai tre, moglie che state vedendo in questa foto, genero e figlia, e guardate come hanno risposto, ma soprattutto osservate come la moglie non parlasse mai, mentre chi era in prima linea a fare le dichiarazioni, a dire io sono un pacifista, ma nessuno aveva pensato né detto il contrario, era proprio il genero.
Forse la moglie in questo momento sta parlando, raccontando qualcosa rispetto al rapporto tra il genero, la figlia e Giuseppe Pedrazzini? Guardate. Sappiamo solo che ci hanno bloccato un rogito, un rogito della madre, perché lei doveva fare il rogito questa settimana, 50.000 euro, e evidentemente a qualcuno non andava bene. Quindi per voi il motivo è quello, insomma? Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Cioè, secondo voi c'è quindi qualcos'altro sotto? C'è molto sotto. C'è molto altro, c'è tanta gente che... anche a sapere. Però sì, tanto lavoriamo anche noi per parlare. La stampa, scriviamo anche noi gli articoli, quindi eventualmente li conosco anche, non ho fatto un sacco di articoli per la musica. Io sono un pacifista, ho sempre lottato per la pace, questo ve lo posso garantire. Odio la violenza, sono un artista internazionale, vi conoscono tutti perché porto sempre un messaggio di pace e di amore per tutti. Ma vi siete dati una spiegazione, certo, su come noi la morto spiegazione Giuseppe, ce l'abbiamo. No, sulla morte di Giuseppe, dico. Su questo non voglio parlare. Sulla morte non possiamo ancora parlare. Sicuramente le indagini stanno andando avanti e sicuramente uscirà la verità. Ma voi perché non avete denunciato la scomparsa? È stato detto anche questo. Parlatene con l'avvocato. Allora, queste sono le reazioni, le prime reazioni dopo la scarcerazione dei tre. Come vedete, la moglie continua a non parlare, la moglie è rimasta in silenzio. Durante il funerale sapete bene che lei è stata allontanata da tutti i suoi parenti e ha seguito il carro funebre da sola. Se riusciamo a mandare anche quell'immagine, grazie. E dopo le dichiarazioni. Le ultime dichiarazioni che ha fatto sono queste. La verità fra un po' verrà a galla. Quando si saprà, si capirà che cosa è successo. Quale verità? Che cosa sta raccontando in questi istanti in procura questa donna? Ascoltate. Non ho paura di niente, non voglio parlare. Qualcuno dice che lei subiva un po' il suo genero. No, non subiva niente. Non aveva, non c'era un rapporto con lui difficile? No. Ci volevamo tutti bene, boh. Quelle lì sono tutte che dicono la gente. Riccardo è mio genero e io gli voglio bene, come un figlio. Io ne ho una, però è come se ne avessi due. Suo marito era peggiorato tanto, ha avuto ulteriori problemi a dicembre, questo ce lo può confermare? Di salute? Sì, era un po' ammalato, si era ammalato, basta. Però del resto non so niente. E il terreno non l'aveva più coltivato da lì in poi, giusto? Ma non lo coltivava più da tempo. Terreni non c'entrano niente. Però dice qualcuno che ci potrebbe essere un movente economico rispetto a questa storia. Ma la gente possono dire quello che vogliono. Il suo genero ha parlato di un rogito della casa, immaginiamo di sua madre. La casa è mia e i terreni sono miei. Basta. Ma avevate un rogito fissato, questo che dice questo rogito da 50.000 euro di cui parla suo genero, che cosa, di cosa parla? Quelli lì sono il rogito che dovevamo fare per noi, basta. Per il trasferimento della sua casa ai figli? Sì. I vicini non sanno niente, la casa dove abito è mia, l'ha presa mio padre ed è mia. Però perché suo genero dice, c'è questo rogito da 50.000 euro per una casa di mia suocera, dice lui di mia suocera? Sì. Cioè la casa sua, quindi? Sì. Che lei stava trasferendo a sua figlia a suo genero? Sì. E non è stata trasferita, deduco? No, per forza. Con chi ce l'ha? Chi sarebbe che si è messo di traverso? C'è qualche altro parente così? No, non c'è niente. Comunque adesso, quando le cose verranno fuori, dopo si rifarà anche quello lì. La verità salterà fuori, in modo o l'altro. È chiaro che davanti a questa immagine la verità salterà fuori. Davanti a questa immagine di questa mattina, probabilmente la verità oggi salterà fuori tutta insieme, perché che cosa dice questa donna in questa intervista? Salterà fuori la verità in un modo o nell'altro, o qualcuno parla o parlo io. Questo era sottointeso. Maffei, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ospiti, ma battaglia, ciao. Cecchi Paone, buongiorno professoressa Malucelli, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, ricordare, sei sempre in diretta, qualsiasi aggiornamento stia accadendo proprio in questi istanti. E questa foto, per chi si fosse appena collegata, la moglie che si è recata in procura stamattina per confermare una confessione. Maffei.
Vogliamo sottolineare che la signora praticamente si apre agli altri nel momento in cui è da sola, cioè dice la verità verrà fuori quando non è accompagnata dai due figli, quelli che lei definisce due figli. Io credo che la svolta avvenga proprio nel momento in cui c'è il funerale, quel funerale che è davvero inguardabile con questa povera donna, a quel punto sì, con la davvero, busta della spesa. In quell'istante con la busta della spesa, che è qualcosa di un po' angosciante anche, mai visto al mondo, con la busta della spesa da sola, isolata, isolata da un intero paese. E l'isolamento ha portato i suoi frutti, isolata anche dall'amico, dall'unico amico che stava continuando a starle accanto nel momento più tragico della vita sua comunque. Questo isolamento ha condotto i suoi frutti in porto, sì. Per cui è evidente che la comunità intorno, quando fa il suo lavoro, porta un giusto compimento. Anche se è difficile capire se l'abbiano isolata perché siano convinti, voce di popolo è sempre pericolosa, che sia colpevole o al contrario, che fosse una che stava per svelare chissà quale trama. Cioè la sua solitudine grida vendetta, perché davanti a un funerale così con la busta della spesa è spaventoso. Però è stata isolata, guardali, nessuno si avvicina. Perché la considerano colpevole o perché la considerano una che stava per tradire chissà quale manovra? Questo è il dalle punto. Voci, no, rivediamo voci quel paese. Momento. Certo. Sì, rivediamolo, sì, sì. Rivediamolo quel momento, perché eravamo in diretta, credetemi, anche insomma, vedere questa donna in totale solitudine. Credo che questa donna sappia molto, sì, sicuramente. Forse abbia coperto sì, sì. anche oggi troppo, sì, sì. per oggi cui sa molto, ha coperto troppo, probabilmente sa qualcosa, ripeto, che ancora non è emerso rispetto al genere, rispetto alla figlia. La figlia alla quale voleva intestare, come avete compreso, la casa, quella casa che gli aveva poi lasciato il padre in eredità. Guardate. Coraggioso. Manca la figlia, manca il genero, la moglie si è presentata, la moglie continua a gridare nettamente la sua innocenza, però è certo che tutti e tre, dico tutti e tre, purtroppo quando gli veniva chiesto dov'è nostro zio, dov'è Giuseppe, dov'è andato, che cosa gli è successo, perché non lo vediamo più, loro rispondevano sta bene, ha solo mal di gambe, sta riposando e sta riposando. Ecco, io non so, non possiamo sapere, non possiamo esprimere giudizi su quanto è accaduto, c'è un'indagine in corso, questo assolutamente dobbiamo evidenziarlo. Questa immagine devo dire è molto toccante. Allora, Ima. No, io volevo dire che questo corpo, oltre a esprimere solitudine, secondo me dice chiaramente che non è una donna con la forza di buttare un uomo in un pozzo. Cioè, e quello è claudicante, fragile. Io sono convinta che è una donna manipolata, cioè sicuramente responsabile, ma responsabile in una responsabilità di complicità. Potrebbe essere il racconto della serie, era già deceduto ed è stato nascosto il corpo per intascare la pensione. Questo è quello che hanno pensato all'inizio gli inquirenti, probabilmente. Sì. Allora, intanto è coraggiosissima, altera, a testa alta, come una che non commette reato, ma sa. Almeno questo è il neurolinguismo del, diciamo, del linguaggio corporeo, ma penso di più, è senza famiglia, cioè non c'è la famiglia. Ricordiamoci che cos'è la famiglia: un gruppo affettuoso, solidale, che si sostiene, genitori che vogliono bene ai figli e i figli che rispettano i genitori. È sola questa famiglia, non è famiglia, è scoppiata, e a mio parere non è mai stata famiglia, perché la famiglia lì è l'economia. Bravo. E poi un cadavere è ancora più difficile da muovere. Cioè, certo. Cui una donna pesa ancora di più, per ecco, cui allora Maurizio, tutto ruota intorno, più che la figlia, intorno alla figura di questo genere, no?
La vicina, cioè Maurizio, sì, ricordare che nel frattempo chiede informazioni, così possiamo darvele proprio in diretta, perché certo, si tratta di ultima ora. Dunque, questo genero, quest'uomo, no? All'inizio ha parlato molto, ha raccontato di essere un artista, un musicista, di non c'entrare nulla. Anche lui continuava a dire la verità verrà fuori, la verità verrà fuori. Quale verità? Che cos'è successo? Ora è chiaro che c'è una grande attenzione rispetto alle dichiarazioni di questa donna entrata da una mezz'ora più o meno. Maurizio, la foto che abbiamo mandato, stiamo mandando sì, in qualcosa, onda. Sì, qualcosa è iniziata... No, la foto è di 45 minuti fa, forse anche qualcosa in più, siamo quasi un'ora fa. In realtà la signora è entrata all'interno dell'aula una ventina di minuti fa, quindi da una ventina di minuti a confronto con il magistrato. Ci sono anche delle procedure burocratiche, chiamiamole così, che richiedono un po' di tempo, Eleonora, quindi non sappiamo se ha già iniziato effettivamente a parlare o se si sta solo procedendo a questa fase ovviamente di identificazione e tutte le cose che si devono fare. E sicuramente all'interno del tribunale dalla mattina presto, è arrivata molto presto questa mattina, probabilmente, dicevamo, per evitare anche i curiosi, i giornalisti, le persone che potessero notarla all'interno del tribunale, proprio perché tutto quanto è stato fatto molto in sordina. Noi ieri abbiamo parlato di un'indiscrezione, in realtà l'indiscrezione era abbastanza concreta, avevamo la piena consapevolezza, la piena certezza che la donna fosse effettivamente stata dai carabinieri sabato. Questa indiscrezione di sabato però aveva già messo un po' di apprensione intorno, nell'aria, si cercava di capire cosa fosse accaduto. La vicenda di oggi naturalmente chiude un po' il cerchio, perché ricordiamo, lei sabato si è presentata dai carabinieri, possiamo darvi anche questa notizia ufficialmente, da sola, non era accompagnata dal suo avvocato, si è fatta accompagnare dai carabinieri, è andata dai carabinieri, ha parlato, quindi essendo una persona indagata si è trattato di poco più di una chiacchierata, ecco, così possiamo definirla, mentre la giornata di oggi è una giornata assolutamente formale, lei è arrivata insieme al suo legale, certa, si è presentata, Maurizio, davanti, no? Al magistrato e dovrà confermare quelle indicazioni. Allora Maurizio, una cosa è certa, sì, che quell'uomo dentro il pozzo finito da solo non era un suicidio come hanno avuto il coraggio di dire so il primo giorno, dire, te lo ricordi? Giuseppe Pedrazzini dentro il pozzo da solo non ci può essere andato, soprattutto perché dopo è stato messo il coperchio del pozzo, che fra l'altro era sempre sigillato, non solo, ma è stato messo anche un masso pesantissimo, non so quanti chili, sopra, della serie non aprite sto pozzo, perché il pozzo non si può assolutamente aprire. Dunque, ecco, questo è il fatto. Gira tutto intorno alla figura di questo genero, si diceva, questo genero che ha parlato molto, dopodiché sembra siano andati a vivere in macchina, ma non vivono in macchina, forse l'hanno detto alle TV, non lo so, ma di fatto dormono comunque in una comunità, dove dormono, in una parrocchia, dove stanno a dormire loro due, in che luogo? Sì, è una comunità parrocchiale, parrocchiale, loro stanno in questa auto davanti alla comunità parrocchiale dove vanno a dormire, a riposare, a lavarsi, a fare le docce, a mangiare, perché poi c'è la Caritas lì accanto, quindi ovviamente chiedono il supporto della Caritas. La notizia, insomma, è che non sono esattamente in un'auto, quello è il luogo in cui hanno chiesto l'obbligo di dimora, e quello è il luogo in cui hanno dichiarato appunto di dimorare. Ok, per cui in questa comunità parrocchiale, ecco, non nell'automobile, l'automobile che comunque è di loro proprietà o è intestata a Pedrazzini e la moglie? Ci sono due auto, Eleonora, ce n'è una che è stata sequestrata, è l'auto di proprietà del genero. L'altra auto, quella in cui attualmente si trovano, per quello che ci risulta, ma prendete con le pinze questa informazione, sarebbe di proprietà di Beppe, dunque in questo momento, come capita in queste circostanze, essendo scomparso Beppe, naturalmente c'è una fase di successione che va tra la moglie e la figlia, ovviamente poi bisognerebbe capire, non so se direttamente in quota dovrebbe andare anche alla figlia, ma insomma parliamo di dettagli che ovviamente se venissero confermate anche le accuse nei loro confronti poi sparirebbe comunque. In la questo momento è un'auto che formalmente è di Beppe. La vicina, che non ha mai parlato della moglie, mai, ha parlato moltissimo del genero, dicendo ad un certo punto che quest'uomo aggrediva tutti e soprattutto mandava via tutti. E da quando era arrivato lui non si poteva più entrare in quella casa, non si poteva più parlare con Giuseppe fino agli ultimi mesi, quando chiedevano dov'è Beppe e loro rispondevano che non stava bene e stava riposando. Sentite.
con anche Debbie, il suo collega, che ha detto, erano favolosi per me, ma dopo che è arrivato quell'essere lì, addio. Ma lei crede che possano essere stati loro a fare una cosa di questo genere? Altro che, per me sì. Però una cosa vergognosa che negano. Ma quant'è che non si vedeva più Giuseppe qui? 4-5 mesi. Ah. Io ero 4 mesi che non lo vedevo. Da quando è morta la suocera. Lei ha mai provato a chiedere allora ai familiari, ma Giuseppe non si vede più, che fine ha fatto? Io dicevo sempre non c'è più, non c'è più, e non mi credevano. Invece la vicina adesso mi ha detto avevate ragione. E che cosa rispondevano loro? Quando gli veniva chiesto, ma Giuseppe... Ha letto che dormiva, che riposava. Io ho letto anche, dice, sarebbe andato dai fratelli, così dicevano. Dicevo, non c'è mai mosso, su! Povero Beppe. Lo compiango perché poverino era tanto amico anche di mia nuora che è morta. Stavamo qui delle belle chiacchierate fino anche le 11 di sera, ma prima, 10 anni fa, prima che arrivassero il genero. Ieri come sono la figlia, il genero, che persone sono se dovesse descriverli? Per me sono tutti, dimmi con chi vai che ti dirò chi sei. Non Grazie. Parlavano più con noi, non ci salutavano più da anni. Mentre Beppe era una persona buona. Oh, favolosa. Andava sempre a giocare a Toano, Tutti i giorni non lo vedevo più, non è possibile, non è possibile. E invece, vede,